Radio Radicale, siamo con Augusto Minzolini, il principe dei retroscenisti, per parlare con lui, diciamo, di che cosa ci aspetta dopo la chiusura delle telecamere che avverrà in questi, cioè lunedì prossimo sarà tutto chiuso. Con una breve parentesi, il 18 agosto, quando il Senato incardinerà un provvedimento, poi si richiude tutto fino al 24. Allora, noi siamo, diciamo, praticamente in campagna elettorale. E il Parlamento chiude anche con questo interrogativo dei licenziamenti e tutti si stanno preparando anche alla campagna elettorale per il referendum costituzionale. Allora, con quali, diciamo, che battaglia politica si combatterà durante le ferie, secondo te, e che cosa vedremo in questi giorni e soprattutto se il Premier Conte approfitterà del fatto che le Camere sono chiuse per qualche sua trovata? Ma sai, partiamo da un presupposto che al di là dei ragionamenti che si fanno, è evidente che tu hai una fase di pausa, di riflessione. Gli eventuali processi politici che possono portare a rimpasto, a crisi di governo rispetto, diciamo, a un'attività governativa che lascia sempre a desiderare. Tu immagini che noi siamo bloccati anche per quanto riguarda il piano, i progetti per il Recovery Fund, andiamo a ottobre. È chiaro che sarà molto condizionata dall'esito delle elezioni. Tu immagina, mettiamo la cosa più probabile che si finisca 4 a 2, 4 per il centrodestra e 2 per il PD, il centrosinistra, alle Alle regioni. regioni. Se si arrivasse a questo, ma oggi ero in un'altra trasmissione c'era la direttrice della Nazione che diceva che addirittura si stanno assottigliando le distanze in Toscana tra centro-sinistra e centro-destra, che mi ha molto meravigliato. Comunque mettiamo che questa cosa qui non avvenga e finisca 4-2, tu ti ritroveresti all'indomani con un paese governato in 16 regioni dal centro-destra e in 4 dal centro-sinistra. È chiaro che una cosa del genere crea uno iato tra il governo nazionale che deve intervenire per ricostruire il paese e deve di fatto mettere in campo i 209 miliardi che vengono dall'Unione Europea e i territori. Diventa complicato immaginare che questa esperienza riesca ad andare avanti così, lo dico francamente, poi vedremo, nel senso può anche non succedere nulla in Italia, però cioè, una cosa del genere mi sembrerebbe estremamente singolare. E, in più c'è l'altro passaggio, che è quello del referendum, in cui vedo che si stanno avvitando le situazioni perché non si riesce a fare la legge elettorale prima del referendum, come vorrebbe il PD. Ma mi sembra molto complicato immaginare, al di là delle vostre posizioni corrette, perché anch'io penso che diminuire soltanto il numero dei parlamentari non è che sia una riforma, ma rischia soltanto di essere un atteggiamento psicologico, però tu converrai con me che mi sembra molto complicato immaginare che in un momento del genere esca fuori un risultato che non sia quello dell'approvazione di quella norma, perché l'indice di gradimento nei confronti della classe politica e della politica in generale è troppo basso per immaginare ipotesi diverse. D'accordo? Questo che cosa combina? Combina una situazione che di fatto avremo una situazione dal punto di vista del governo che può essere messa in discussione attraverso rimpasto o altro, ma che difficilmente potrebbe avere come sbocco le elezioni anticipate, perché già, diciamo, c'è un atteggiamento refrattario alle urne da parte, diciamo, di questo Parlamento. E immagina se questo Parlamento dovesse anche sapere, certificare che la prossima volta non torneranno 630 deputati, ma 400, non torneranno 315 senatori, ma 200. Significa un terzo in meno e significa che quindi virtualmente un terzo dei parlamentari sa che non tornerà e quindi farà di tutto per evitare che ci sia, diciamo, un'interruzione anticipata della legislatura. Certo, questo referendum può essere considerato anche il premio di consolazione del Movimento 5 Stelle alle consultazioni del 20 e 21 settembre. Allora, se passa il referendum, come dici tu, il Movimento 5 Stelle, di fronte anche a una sconfitta catastrofica alle regionali, potrebbe dire: avete visto, gli italiani ci hanno dato ragione, noi siamo sempre forti, siamo i migliori, abbiamo dato questo bel colpo d'accetta, abbiamo ridotto i ladri, le ruberie. Tutto quello che vuoi. Partiamo da un presupposto però. Se
È inutile che l'ho detto 50 volte e lo ripeto anche adesso. Il problema delle difficoltà, della incapacità di mediazione che c'è nel governo, dei compromessi, delle riunioni fiume, tipo quella di ieri e di oggi, e del Consiglio dei Ministri che finiscono poi con provvedimenti tortuosi, non è nei 5 Stelle, ma è nella carenza di leadership efficace del PD. Perché dico questo? Perché è chiaro che questo governo, questo equilibrio politico, non è che nasce da un compromesso voluto, nasce da uno stato di necessità, cioè i 5 Stelle non vogliono andare al voto, parliamo di un anno fa, e quindi accettano un equilibrio che probabilmente di cui avrebbero fatto a meno. Se questa è la condizione, che tanto più ancora di più ora è tale, e che probabilmente sarà ancora aumentato questo atteggiamento quando sarà il referendum e diminuirà il numero dei parlamentari, è chiaro che la responsabilità è di chi, di fronte a un partito che in ogni caso ha una sola strada, cioè quello di continuare perché non pensa di interrompere questa legislatura, l'altro partner di governo dovrebbe osare, dovrebbe chiedere di più, dovrebbe dire il MES lo facciamo, punto, se non lo vuoi, crisi, andiamo alle elezioni, d'accordo? Per quanto riguarda autostrade, o facciamo così o altrimenti siamo alla crisi e andiamo alle elezioni. E questo per quanto riguarda la politica economica, basta con i provvedimenti soltanto assistenziali, dobbiamo fare qualcosa che punti all'investimento e punti quindi a creare dell'occupazione stabile, non soltanto per il breve periodo, cioè per la vicenda dell'epidemia, ma anche dopo, partendo dal presupposto che la differenza che c'è tra noi e gli altri paesi è che noi eravamo in crisi anche prima. Noi abbiamo avuto due crisi, una crisi che era preesistente perché il nostro sistema produttivo sta mostrando tutta una serie di lacune, e in più si è inserita l'epidemia. Se tu mantieni soltanto, garantisci quello che c'era prima, che era già in crisi, tu capisci che non risolvi il problema. Certo. Allora tutto questo avrebbe bisogno di una progettualità e soprattutto di un maggior dinamismo da quella parte della maggioranza che almeno sulla carta dovrebbe avere una maggiore esperienza di governo, una cultura di governo più avanzata rispetto ai 5 Stelle. Se questo non avviene, quindi la responsabilità è da quella parte. Poi uno può dire dalle parti della casa di associato via dicendo abbiamo vinto il referendum, ma poco conta, perché non è che se per caso vincono il referendum cambia il loro atteggiamento, andiamo alle elezioni, se per caso il PD non fa quello che diciamo noi, d'accordo? Certo. Quindi torniamo a un problema che quindi riguarda secondo me l'assortimento di questa maggioranza, che vede da una parte un movimento estremamente ideologico, chiuso, refrattario, che punta in ogni caso c'ha una logica che porta in un modo o nell'altro sempre allo schema della decrescita felice, e dall'altra parte un PD che non sa ancora esattamente quello che vuole, che comunque non ha una leadership forte che punti i piedi e che quindi cerchi di dare una caratterizzazione all'azione di governo. Sulla legge elettorale, che non si sta facendo, ci sarà la cosiddetta rivolta degli schiavi da parte del Partito Democratico in vista del referendum? Cioè il Partito Democratico potrebbe cambiare strategia referendaria pronunciandosi per il no, adducendo la scusa che non è stata fatta la legge elettorale per tempo? Ma sai, se almeno un passaggio alla... Partiamo adesso. Allora, tolto che stiamo in piena demagogia, che questa scelta è assolutamente una scelta non populista, peggio, populismo becero, punto, siamo d'accordo con questo. Però è anche vero che immaginare che tu difendi un numero di seggi tale, quindi anche di costi e via dicendo, con una classe politica che non gode della fiducia da parte dell'opinione pubblica, che è stata educata, e credo con la responsabilità anche dei media e non solo, che abbiamo una casta, una classe politica inefficiente, incapace e costosa, diventa difficile cambiare posizione, siamo d'accordo? E poi sarebbe complicato, perché nel senso il PD per 3 volte ha votato no e poi ha votato sì, poi adesso ricambia ancora, mi sembra, complicato. Quello che invece è vero, e su quello sono d'accordo, è che il momento che tu hai fatto questo governo si portava dietro una legge elettorale proporzionale, tant'è che se ne è parlato già allora. È chiaro che tu devi farlo, perché altrimenti rischi di avere poi un sistema contorto, ancora peggio delle riforme di Renzi con l'Italicum, perché che cosa crea? Crea le condizioni per cui se
con l'attuale legge uno dei due possibili schieramenti vince, poi può cambiare la Costituzione come gli pare, quindi quell'esigenza c'è. Solo che, ecco, ci dovrebbero guardare negli occhi gli attuali partner della coalizione e dire: cioè, abbiamo fatto un governo e abbiamo fatto, diciamo, un accordo che prevedeva la legge proporzionale, no? E quindi dovrebbero andare avanti, dovrebbero dirlo e porre la questione a Renzi e immaginare questo tipo di, diciamo, di percorso, anche perché è evidente che questo equilibrio politico già è figlio del proporzionale, perché tutte e due le forze maggiori hanno dichiarato che non andranno in coalizione alle elezioni. Quindi questo qui è un passaggio, è una proiezione di quello che potrebbe essere, d'accordo? Quindi o va ratificata questa cosa qui o altrimenti è un senza senso. Allora veramente questo è un governo che nasce solo dall'idea non andiamo al voto. Certo. Senti, che ruolo, noi abbiamo visto che Renzi in quest'ultimo periodo ha fatto, diciamo, patti un po' con tutti, diciamo, l'accordo sulle commissioni secondo molti si è portato lo scambio sul voto per l'autorizzazione al processo per Salvini sul... no? Ma non lo so, se fosse vero veramente sarebbe una cosa abbastanza misera, diciamoci la verità. Quello che manca, nel senso che c'è uno spazio politico che poteva occupare Renzi e che purtroppo però tu non... ecco, non puoi fare una mossa del cavallo, che ha pure un senso quello di dire non diamo il paese a Salvini e poi continuare a fare mossa del cavallo, per cui dici prima sì al proporzionale e poi dici di no, che prima, diciamo, giudichi il ministro Bonafede come un incapace e poi contemporaneamente lo risparmi, che dall'altra parte, diciamo, prima in giunta salvi Salvini e poi invece lo metti in mano ai magistrati nel giudizio dell'aula. Io perché dico questo? Perché è chiaro che quello spazio politico e quella scissione, secondo me, avevano un senso, perché c'è un ruolo, e c'è un ruolo soprattutto se fai un sistema proporzionale, però devi essere coerente, perché altrimenti quello che tu hai messo in piedi, il tuo lavoro, non va sul, diciamo, sul tuo carro, ma rischia di andare sul carro di altri. E infatti, se tu vedi i movimenti che ci sono dall'altra parte, puntano a un riavvicinamento tra Calenda e l'area liberal di Forza Italia. Noi abbiamo già visto il passaggio di Costa, probabilmente fra due giorni ci sarà anche il passaggio di un altro parlamentare, Perego. Perego. Sì, e poi non è detto... quello che sta in commissione esteri. Sì, e non è detto che nei prossimi... in difesa, credo. No, esteri. E credo che nei 15-20... o subito dopo le elezioni regionali potrebbe esserci addirittura il passaggio della... si potrebbe arrivare a una federazione che mette insieme la Carfagna, Calenda e magari anche più Europa. Più Europa. Ecco. Tu dici che la Bonino entrerebbe in questa partita? Non lo so, lì c'è un'area e su questo l'intuizione di Renzi era assolutamente giusta. C'è un'area che in un sistema proporzionale potrebbe non solo di fatto essere determinante per la formazione di un governo sia a destra che a sinistra, ma potrebbe addirittura avere un ruolo importante, cioè quello di educare, di avere un'azione pedagogica nei confronti di queste posizioni che per motivi diversi è difficile di coniugare, nel senso che se un'area del genere che può creare, diciamo, un'altra maggioranza finisce nella maggioranza attuale, è chiaro che può determinare un cambiamento dei grillini, perché altrimenti, diciamo, rischiano di uscire fuori dall'area di governo, e la stessa vale rispetto al PD, come pure dall'altra parte, se deve invece fare un'alleanza con Salvini potrebbe attutirne le logiche sovraniste o, diciamo, quelle più estreme della Meloni, d'accordo? Quindi ci sarebbe tutto lo spazio per farlo, però questo, diciamoci la verità, è determinato anche da una coerenza, cioè tu non puoi immaginare di fare tutto è il contrario di tutto e di spiegarlo, perché in politica ci sono dei valori, dei contenuti che caratterizzano l'attuazione di governo, no? Purtroppo, lo scrivevo proprio oggi, noi abbiamo purtroppo, ti ripeto, una classe politica che molto spesso soffre di una sorta di sindrome di narcisismo, cioè l'idea, l'arroganza di poter fare la qualunque e in ogni caso di spiegarsi, o addirittura di essere innamorati della politica che li ha portati, non so, nei sondaggi, vedi Salvini al 34%,
E quindi, cioè, nel caso di Salvini cambia la condizione, cambia la situazione, abbiamo addirittura avuto un'epidemia, abbiamo addirittura una crisi economica che è, diciamo, a pochi paragoni nella storia di questo paese, e tu continui a fare lo stesso tipo di politica. Non ha senso, la politica tu la devi applicare alla condizione data, devi avere una dose di pragmatismo non indifferente, d'accordo? E la stessa cosa vale per quanto riguarda Renzi, cioè nel senso... capisco la capacità, l'abilità anche politica, se non anche comunicativa, però è evidente che tu devi essere coerente, devi partire da A B se vuoi arrivare a B, da A C se vuoi arrivare a C, capisci? E quindi se poni dei problemi tipo il garantismo, il rapporto tra politica e giustizia, vi dicendo, devi essere coerente anche sui singoli episodi, si tratti della gestione del Ministero di Grazia e Giustizia di Bonafede, si tratti della vicenda Salvini in Parlamento sulle decisioni assunte durante la crisi dell'immigrazione. Ultima cosa, è il caso Spadafora. Allora, noi abbiamo visto una mezza manovretta per far cadere Spadafora qui a Montecitorio. E noi che stiamo qui a Montecitorio abbiamo visto dei capannelli molto strani tra... diciamo parlamentari di tutti i gruppi politici, della Lega, del Movimento 5 Stelle, tutti di Forza Italia, legati tutti al mondo dello sport. Allora, noi sappiamo che Spadafora è uno potente, uno forte, uno proprio veramente, diciamo, corazzato. Come ha interpretato questa mossa che poi è morta ancora prima di nascere? Che, diciamo, tu ti rendi conto che noi abbiamo una politica debole che è molto... infiltrabile, penetrabile da parte del, diciamo, di altri interessi esterni, e quindi specialmente il Movimento 5 Stelle, che non è granitico, e tanto più va avanti e diventa meno granitico, no? Nel senso, quindi è chiaro che se ci sono altri interessi, o comunque ci possono anche essere logiche interne di chi dice: sto facendo questa esperienza in Parlamento, ma voglio anche avere un'esperienza di governo, quindi c'è una spinta da una parte a cambiare, a rimpasto ipotetico o comunque a qualsiasi ruolo, ma dall'altra parte c'è anche del rischio che chi di fatto dovrebbe essere messo in condizione di essere cambiato e poi alla fine reagisca. Se tu vai a vedere, i più ruvidi oppositori di questo governo sono gli ex ministri del governo precedente, la Grillo e la Iezzi, no? E sì, quindi certo. Cioè, se tu fai un rimpasto rischi in queste dinamiche di aumentare i numeri del dissenso. Ma questo nasce dal fatto che tu hai un partito, chiamiamolo così, acerbo, infantile, di cui di fatto le logiche politiche sono riassumibili più, diciamo, a dati esistenziali, cioè di chi è arrivato improvvisamente, ha vinto la lotteria, è arrivato in Parlamento. E che quindi, è diventato, diciamo, pure ministro. È diventato pure ministro. Tre volte ministro. Bravissimo, che non ha una logica che invece è determinata da una visione o da delle convinzioni vere e proprie. E tutto questo quindi rende queste realtà anche, diciamo, estremamente strumentalizzabili. Certo. Io ad esempio mi pongo un problema: se davvero i Benetton decidono, diciamo, di arrivare a una conflittualità rispetto all'accordo preso, è chiaro che loro punteranno a ridurre la vita di questo governo o averne un altro, no? Perché in questo modo quindi anche quello diventerà un fattore. Io lo dico tanto così in termini teorici, però è evidente che questo ti dà l'idea di quanto questa situazione, che sulla carta sembra quasi, diciamo, inossidabile, in realtà sia esposta a tutti i venti. Lo sarà ancora di più quando, con la riduzione dei parlamentari, l'ipotesi delle urne, che è l'unica cosa che mette paura a questa base parlamentare della maggioranza, verrà completamente meno. A quel punto sarà molto più semplice immaginare dei cambi di governo, visto che tu non metti a repentaglio la legislatura. Senti, un'ultimissima cosa, è un peccato che il Parlamento chiude. Ti ricordi una volta Pannella, quando chiudeva il Parlamento, si metteva qua davanti, dice: che perché chiudete il Parlamento? Ma sai, posso, dal punto di vista, diciamo, di principio sono d'accordo con te. Quindi le battaglie di Pannella... Cioè, a me sembrava strano, a me quest'anno sembra veramente strano che chiuda qua. Però c'è anche un fatto... è che questo Parlamento, con un governo che prende pause di riflessione e di fatto governa con la logica del rinvio, sarebbe qui soltanto a guardia del bidone. Okay. E il punto qual è? E se per caso ci fosse una produzione legislativa, ci fosse una tabella di marcia che sia
confacente rispetto alle esigenze poste dall'epidemia e della crisi economica, nessuno potrebbe dire nulla. Certo, una settimana e vai avanti, ma tu ti rendi conto che noi abbiamo un governo che immagina di mettere nero su bianco quello che dovrebbero essere i progetti su cui dovrebbe intervenire l'Europa, dovrebbero essere esaminati l'Europa per finanziare attraverso i fondi del recovery, e lo fa, diciamo, dopo le elezioni regionali. E allora il punto non è il Parlamento, è l'esecutivo. E purtroppo, al di là del battage pubblicitario che viene fatto dai media, vi dicendo, questo è un esecutivo che tu vedi da tutti i punti di vista, lascia molto a desiderare. Ora siamo tutti fermi, bloccati, però ragazzi, noi la polemica è sempre sui licenziamenti. Io capisco che tu devi tamponare, però visto che eravamo già in crisi prima, devi anche rispetto ad altri paesi progettare, perché devi fare in modo che il tamponare, diciamo, per evitare che la gente vada a rischio dal punto di vista del lavoro, però ti deve anche far immaginare dove arrivare dopo, perché è chiaro che tu devi riconvertire il nostro sistema produttivo, devi finanziare diciamo quelli che hanno una maggiore capacità di sviluppo, che sono proiettati sul futuro, e piano piano ridurre quei settori che invece, diciamo, sono morti perché il progresso li ha messi già in difficoltà, o no? Sì, giusto. Bene, allora grazie come sempre a Augusto Mizzola. Sì, adesso durante le ferie chiamiamo i muratori e allarghiamo tutto quanto. Bene, encomiabili. Grazie Augusto Mizzoli.